alla manifestazione dei gilet arancioni in Piazza Libertà a Bari e anche alcuni sindaci e alcuni parlamentari pugliesi che hanno manifestato la loro solidarietà agli agricoltori e avanzato delle proposte da sottoporre all'attenzione del governo nazionale. Tra i presenti anche il sindaco di Andria, Nicola Giorgino. Sentiamo. Grande partecipazione di tutta la provincia Abatta oggi qui a Bari, quindi i gilet arancioni anche della sesta provincia pugliese qui per manifestare a favore dell'agricoltura e due primi risultati insomma sono arrivati, innanzitutto l'incontro con il ministro Centinaio il 9 a Roma e il 31 gennaio qui direttamente a Bari e poi la creazione di una task force. Sì, credo che la mobilitazione sia stata una mobilitazione massiccia perché l'agricoltura rappresenta una priorità da risolvere nelle nostre comunità, ma credo anche a livello dell'intero territorio regionale. Non da oggi, l'agricoltura rappresenta per molte realtà pugliesi la forza trainante dell'economia, nel nostro territorio ancora di più perché una gran parte del prodotto interno lordo è rappresentato esclusivamente dall'indotto agricolo e agroalimentare. E chiaramente queste condizioni di criticità che si sono determinate a seguito della gelata, oltre al fenomeno della xylella, un'attuazione del PSR a scoppio ritardato o assolutamente visibile rispetto alle potenzialità, ha creato non pochi problemi a tutto il comparto agricolo e a quello che è il settore agricolo. È evidente che una manifestazione così massiccia doveva avere dei risultati concreti ed immediati. La risposta del ministro Centinaio, tempestiva rispetto all'incontro del 9 gennaio e alla sua venuta a Bari il 31 gennaio, rappresenta senz'altro rispetto al problema della gelata un intervento immediato, oltre alla proposizione di un emendamento nel decreto semplificazioni che se vedrà l'approvazione nei prossimi 15 giorni, comunque rappresenta una risoluzione ad un'emergenza che assoluta. È chiaro che poi c'è una task force continua che deve portare a porre la centralità del problema dell'agricoltura non più come problema marginale ma problema fondamentale per l'economia del nostro territorio e della nostra regione. Quindi un primo passo, sindaco, è stato fatto oggi? Ma è chiaro, è stato assunto un impegno e bisogna monitorare e dalle parole passare i fatti, quindi il decreto deve essere approvato con l'emendamento per lo stanziamento delle risorse e poi va stabilita e costituita la task force per porre rimedio anche agli altri problemi, tra cui quello della xylella che rappresenta senz'altro un'emergenza.